72 anni e non sentirli, lo sport fa bene, si sa, e il centro sportivo italiano della provincia di Chieti nell'auditorium delle Crocelle ha presentato le prossime iniziative e consegnato i riconoscimenti, guarda caso, del discobolo, non solo agli sportivi e alle società sportive, ma anche alle personalità meritevoli che si sono impegnate per la nostra regione. Il presidente provinciale Mimmo Puracchio è stato fiero della partecipazione degli atleti alle e dirigenti che hanno firmato le stagioni sportive e associative dal 2018 al 2022 onorato della partecipazione delle autorità religiose con Monsignor Bruno Forte, militari e civili. Nel corso della serata alcuni momenti sono stati scanditi dalla consegna del discobolo 2021 della Presidenza nazionale CSI al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini, assente per ragioni istituzionali che Ritirerà il premio il 19 dicembre in occasione del Natale dello Sport a Chieti. Inoltre la consegna del discobolo 2021 della Presidenza Nazionale CSI all'atleta della nazionale italiana Pallacanestro e dell'Olimpia Milano Gianpaolo Ricci, presente alla cerimonia è ospite d'onore della stessa. Tra gli altri, premiati Lorenzo Spatocco per la sanità al servizio dell'uomo, Mimmo Cocco, l'industria del pane al servizio dell'uomo, Luca fortunato il volontario al servizio degli ultimi e Monsignor Bruno Forti, arcivescovo di Chiativasto. Ascoltiamo il presidente Mimmo Puracchio. Intanto abbiamo voluto riconoscere il merito di averci aiutato a delle persone che non sono del CSI ma sono vicine al CSI. Poi eh, abbiamo voluto premiare quei allenatori che sono stati vicini ai ragazzi durante la pandemia e non per ultimo abbiamo premiato soprattutto quei dirigenti e gli arbitri che durante la pandemia si sono distinti anche in altri servizi. Puracchio ha introdotto il tema della serata generare un nuovo futuro per poi dare la parola all'arcivescovo Bruno Forte. L'idea fondamentale è aiutare i nostri giovani. A vivere con impegno un cammino nell'ambito sportivo l'importante non è tanto vincere quando, quanto convincere, cioè vincere insieme sia facendo il gioco di squadra sia convincere nel senso di ispirarsi a dei comportamenti sempre leali, rispettosi dell'altro.